La solidarietà non ha confini e la piccola comunità di Roccaraso lo dimostra con un gesto che ha fatto il giro delle agenzie giornalistiche nazionali. Il sindaco Francesco Di Donato ha offerto la disponibilità alla mamma del caporal maggiore Davide Dobbini, militare deceduto nel 2011 in Afghanistan, di ospitare nel cimitero di Roccaraso le spoglie del figlio in una cappella degna di accogliere un eroe dei nostri tempi. Ma noi abbiamo avuto una richiesta, una lettera scritta dalla mamma Anna Rita Lomastro, una lettera indirizzata all'amministrazione, soprattutto ecco, al sindaco, dove chiedeva un intervento da parte mio nei confronti dell'amministrazione capitolina affinché si potesse superare quegli intoppi burocratici che purtroppo stava riscontrando. E parlando sinceramente con lei è stato detto che un intervento così di carattere istituzionale era forse non appropriato e l'amministrazione ha deciso di dare questa possibilità, cioè quella di ospitare e di caricarsi tutte le spese, quindi la sistemazione del suolo, la cappella, per il caporal maggiore David Dobbini. Tutto questo nasce perché? Innanzitutto perché abbiamo visto una mamma sofferente, una mamma in grande difficoltà, una mamma che voleva dare forse una sepoltura degna al proprio figlio, morto non per circostanze naturali, morto per portare la pace nel mondo. E questa cosa è una cosa che per noi di Roccaraso tocca particolarmente al cuore, soprattutto perché in quella triste vicenda c'era Simone D'Orazio, che si è salvato fortunatamente. E la mamma, in una lettera che mi scrive, mi fa notare un particolare, cioè che vede in Simone suo figlio e pertanto ha toccato anche il cuore da parte di tutti noi, mio personale dell'amministrazione. Noi condividevamo tutto da diversi anni, quindi poi nell'ambito militare le cose sono anche più particolari, si va a stringere quando c'è un legame, quando c'è il rispetto, è tutto molto più amplificato e noi condividevamo tutto. E al di là della morte, insomma, come soldato, si è perso, tutti noi abbiamo perso una grandissima persona sia per quello che era fuori dall'ambito lavorativo che per quello che era nell'ambito lavorativo. Qual è l'ultimo ricordo che hai di David? L'ultimo ricordo che ho di David era la volontà di fare un viaggio insieme in America una volta fosse finita la missione. Il tragico eccidio di Limari ha lasciato traccia indelebile anche nelle generazioni successive. Roccaraso ha subito quello che è un eccidio gravissimo nel 1943, con 128 morti, l'eccidio dei Limari, ed è custode del sacrario di Monte Zurrone, l'unico, uno dei pochi anzi, il secondo cimitero di guerra. E quindi noi abbiamo nel cuore fortemente questi valori e quindi per noi un morto in guerra è un morto che deve avere un rispetto enorme.